ragazze, bentornate sul mio canale, grazie per aver cliccato su questo video. Io sono Veronica e questo è Veronica Mostra Avon. Allora ragazze, il video spacchettamento di oggi probabilmente verrà suddiviso in due parti perché sono arrivati tantissimi prodotti e quindi non vorrei fare un video troppo lungo. Quindi oggi vedrete la prima parte dello spacchettamento della campagna 16. Non mi sono data un ordine preciso, quindi andiamo un po' a pescare a caso i prodotti dalla scatola. Inizierei da due costumi che sono stata felicissima di vendere proprio perché ero curiosa di vederli dal vivo. Le colleghe che sono riuscite insomma ad acquistarli prima di me avevano consigliato questi prodotti, sembravano di buona fattura e quindi ho detto consigliamoli anche noi alle clienti, e due clienti hanno deciso di acquistare due costumi. Il primo è un costume da uomo, vi metto qui di fianco la foto dell'immagine del catalogo. Questa è una taglia XL che ho notato essere assolutamente giusta dopo aver preso le misure insomma al cliente. Mi piace moltissimo la trama, come potete vedere anche il tessuto è comunque leggerino. Sul di dietro c'è anche l'etichettina sulla tasca che si apre a strappo, quindi c'è una tasca sul di dietro, e anche sul davanti abbiamo due tasche laterali, come potete vedere. Davanti abbiamo il cordino ovviamente, e all'interno devo dire che la retina risulta essere comunque molto molto bella, quindi mi sembra assolutamente che sia anche comodo da vestire. Poi ovviamente vi farò sapere su Instagram un po' il riscontro del cliente quando lo utilizzerà. Il prezzo di questo costume era di 39,99. Per quanto riguarda le taglie dei costumi c'era stato un problema, nel senso che venivano riportate due tabelle differenti, una sul catalogo cartaceo e l'altra invece online sul nostro sito. Io vi posso consigliare di prendere le misure alla persona stessa e confrontarla con la tabellina, perché ad esempio l'uomo che appunto ha acquistato questo pantalone, questo costume, solitamente ha la taglia 50 e a lui corrisponde una taglia XL in questo caso. Quindi badate bene insomma a vedere anche la vestibilità del prodotto, prendete le misure e fate un confronto anche con i costumi che solitamente usano già i clienti. Il secondo costume invece è da donna e adesso ve lo faccio vedere, è un costume intero, vi metto sempre qui di fianco la foto, spero riusciate a vedere bene nell'inquadratura. Le coppe di questo costume non sono rigide ma sono semi rigide, però devo dire che l'effetto assolutamente è molto buono, nel senso che comunque sembrano essere sufficientemente rigide, non sono assolutamente diciamo morbide come il tessuto, ma c'è comunque un'imbottitura, ve la faccio vedere qui. E se notate, spero si possa vedere, ecco qui c'è questo bordino insomma sotto al seno, tutto cucito perfettamente, le cuciture sono pazzesche, che va comunque a definire la zona insomma del seno, la distingue da quella della vita, che risulta essere ovviamente un po' più strettina. Sul di dietro abbiamo uno scollo in questa maniera, sul davanti è a V, la trama come vedete è molto molto carina, e anche la diciamo sigla linea Sprint LS viene riportata sul costume, in questo caso glitterato con delle pietruzzine. La taglia di questo costume è la 50, anche in questo caso ho provveduto a prendere le misure direttamente con il metro insomma sulla cliente per essere sicura che andasse bene. Devo dire che così ad occhio credo sia proprio giusta come misura, anche perché comunque il tessuto è anche un po' elasticizzato. Vi farò sapere comunque anche in questo caso come è andata la prova costume. Il prezzo di questo costume intero era di 55 euro. Vedendoli così, questi prodotti mi sembrano molto belli, quindi credo che valgano comunque il prezzo che hanno. Le cuciture sono fatte molto bene, non ci sono fili insomma da tagliare, il tessuto sembra molto bello, molto morbido, comodo, quindi per me al momento sono promossi, poi aspetteremo il riscontro dei clienti.
cliente ha acquistato queste due insieme, che sono della selezione Nutra Effect, della linea Ageless, quindi la crema da giorno con fattore di protezione 30, con all'interno estratto di tè verde, che è questa qui, e l'altra invece, che è sempre Ageless come selezione, Restoring Overnight Gel, sempre con lo stesso, diciamo, principio attivo del tè verde, però all'interno la formulazione è più gelificata per far sì che venga assorbita con più facilità durante la notte, quindi questa crema notte. La crema da giorno veniva 8,99 e la crema da notte veniva sempre 8,99. Crema mani all'olio di cocco, questa qui ha spopolato nella scorsa campagna, aveva un packaging differente, se vi ricordate, nella campagna della, dedicata alla festa della mamma di maggio, aveva il packaging con tutti i fiorellini, insomma, primaverile. È la stessa identica crema con l'olio di cocco all'interno, quindi siccome è piaciuta la cliente me l'ha ordinata un'altra e veniva 2,50 euro se non ricordo male. Un altro prodottino che vi consiglio sempre della linea Planet Spa Aromatherapy, queste sono delle fragranze spray che appunto hanno all'interno delle profumazioni aromaterapeutiche, non lo so. Comunque questa nello specifico con eucalipto cinese e olio essenziale di menta serve appunto per rilassarsi. Io ce l'ho, è molto buona come profumazione, la spruzzo sul cuscino la notte prima di andare a dormire o direttamente nell'ambiente. Andiamo alla cosmetica make up. Allora, ho acquistato due prodotti della linea Power Stay che ancora non avevo provato. Il primo è il fondotinta. La linea Power Stay, per chi non lo sapesse, è una linea comunque, tra l'altro è quello che indosso su adesso, nella tonalità light beige. La linea Power Stay, per chi non lo sapesse, sia per quanto riguarda fondotinta, correttore, ci sono matite per occhi, ombretti, mascara, insomma c'è un po' di tutto, anche il rossetto, che è quello che indosso adesso, è sempre la linea Power Stay, così come tinte labbra, è una linea comunque di prodotti ad alta durata, quindi sono prodotti che vanno a durare fino a 24 ore al giorno senza dare problemi per quanto riguarda appunto il trasferimento di colore, senza spostarsi, e quindi perfetti per chi ha, insomma, magari una vita molto attiva, suda spesso, si muove spesso durante il giorno, comunque il proprio viso è sottoposto a diverse situazioni anche climatiche. Stessa cosa per quanto riguarda il correttore, questo qui è più chiaro rispetto al fondotinta, è nella tonalità Neutral Light, non dà, ecco, un effetto troppo mascherone, ecco, sul viso. Poi andiamo avanti, due nuovi prodotti che vi faccio vedere velocemente, ma dedicherò un video a questi due prodotti perché si tratta di una nuova linea. Su Instagram trovate nell'info box qui sotto il link del video in cui provo uno di questi prodotti, che è un eyeliner rosso. Io ho acquistato altri due prodottini sempre della stessa linea Osso Tokyo. Il primo è il primer, eccolo qui, ve lo faccio vedere velocemente. Lo sto indossando come, diciamo, sotto la mia base fondotinta, infatti lo sto un attimo ancora valutando. E il secondo, all'interno di questa scatoletta meravigliosa, un blush illuminante. È una palettina che è composta anche di specchio, quindi questa cosa mi piace tantissimo. E come vedete ha sia la parte blush che la parte illuminante. Questa tonalità è Blossom Breeze, però ce ne sono comunque altre. Questi prodotti ve li farò vedere più nel dettaglio poi in un altro video a parte. Abbiamo qui la cipria compatta Real Matte della linea Color Trend nella tonalità Light Medium. Vi metto qui di fianco semmai la foto della tonalità. E questa qui è il pacchettino interno, molto molto carino. Come vedete all'interno ci sono 10 grammi di prodotto ed è indicata per chi ha l'esigenza di opacizzare maggiormente il viso, perché è appunto della selezione Real Matte. Questa veniva 5,50 euro. Poi andiamo avanti sempre con polveri viso. Qua abbiamo il Jumbo Bronzer, eccolo qui, nella tonalità Light Matte Bronze. Forse riuscite a vederlo anche in camera così. Questa è la tonalità
ed è semplicemente appunto un bronzer bello grande, sono 17,5 grammi di prodotto. Questo bronzer veniva 10,99 euro della linea Avon True. Poi andiamo al Flawless Cream to Powder Foundation della linea Avon True nella tonalità Creamy Natural. Questo qua è un fondotinta che appunto cremoso, insomma in finitura in polvere. Non ve lo apro, vi metto qui di fianco sempre la foto della tonalità e il pacchettino è questo qui. Insomma, all'interno troverete anche la spugnetta per l'applicazione e anche lo specchietto. Il fondotinta veniva c'era una promozione, diciamo due fondotinta a 14,90 euro, quindi io ne ho avuto due, quindi in totale ho pagato 14,90 euro, però comunque singolarmente, se non sbaglio, venivano 8,99 euro l'uno. L'altro è il Cream to Powder Foundation Flawless Light Nude come tonalità. Non ve lo apro perché è la stessa identica cosa come pacchettino, vi metto qui di fianco la tonalità se la trovo. Poi glimmer stick per labbra, si chiamano lip liner nella tonalità coral. Anche questo prodotto non ve lo spacchetto, diciamo non tolgo il tappino, vi faccio semplicemente vedere il packaging e il fatto che il colore della matita venga riportato poi verso la fine, è un bel corallo e veniva 2,99 euro.